Mandi a Duce, bentornas col notiziario per Furlan di Telemare. Voi avete un altro presente ospite, Andrea Venier, che è un fumettista che fa fumoso per Furlan. Lui è anche giornalista, è stato direttore della rivista La Patria del Friuli e lavora anche come infografica al Corriere della Sera. Benvenuto a Telemare. Mandi, Mandi. grazie. Allora, Fevelin dal fumot per Furlan. Esiste? Volentieri. Se di durassi lucciate a cui sono gli artisti e mi viene Beh, il fumut, se io so chi, hai fatto in usarso, puoi dire che il fumut per Furlan esiste. Sì, e anzi, tra gli ultimi anni si sta sviluppando sempre di più, insomma. si molti già c'è cioè, quali sono stati i Prince Experiments Beh, il primo esperimento è stato quello di Tarvos, di Sandri di Sualdo, Alessandro Dosualdo, che ha fatto venire fuori una decina di volumi con questo personaggio, che sì, era un Longobard, cioè sì, aveva a che fare in tal periodo Longobard, ma lui era un Furlan. Tai Heinz 70 volte 80. Dopo si può dare sdì che disin la roba dal fumut per Furlan si era un tic fermade, però forse da Udalsburt di un premi Friul, che è il premi che onde Furlan per solita fa in musiche, un anno hanno deciso di fare il premi Friul per i fumus, e per esempio anche io ho partecipato con la prima storia lunghe dei Gnoniosaurus. E magari lì si è mutato, cioè nel senso che io dopo hai continuato, vin fondato qualche rivista come o facevi un fanzine di Fumus che si chiamava Pippins, e dopo vin fatto al che c'è, che è un mensile che venne anche fuori, anche mo par frus, supplemento di vite cattoliche. E dopo, come ho detto, gli ultimi anni sono tanti giovani che proprio fanno fumut per Furlan, tipo i che di Fame Comics, che sono delle zone di Pasian, Sotic, Codroipe, che sbandis lì, che fa loro lavoro in pe France, pari i Miors Editors, che in Francia si sa che hai disin il paese dove il fumut al ben più stimato, Considerato, sì. considerato, e parallelamente a fare robe per Furlan, come per esempio il 3 di aprile, con la storia del 3 di aprile, oppure la di sfida di Spinningberg, che era un fumut a tema medievale, disin, che sono qualitativamente a par di che i francesi, che o savin che sono disin il massimo dei fumuscoli americani, insomma. Chi sta lei al fumot par Furlan, ma fumettisti Furlans in generale son tanti, no? Son anche di qualità, quando sono una vora, no? Sì, ha edutto disin la scuola Pordenonese con Davide Toffolo, De Vita, Barison, int che sì, lavora tal Forest come par Romeo Toffanetti, come pare i Bonelli, tipo Dylan Dog, Nathan Never, eccetera, la scuola di Pordenone, o ai Fèvelat di K.I.K., di Bande Codroipe, Fame Comics. Vi niente Dopo in Taievata sono, beh, due granchi come disin Andrea Castellan, che è il Casti, che è uno dei più nominati disegnatori Disney, e Giacomo Michelon, che lavora accettando per Lupo Alberto. Quindi, e dopo sicuro ho dismentito qualcuno. Ah, beh. Altan. Sì, beh, se ho l'indisin su che lui
tra virgolutis vecchios, ancora giovani, perché vuoi di sta attento, perché qui fumettischia fumo vore Boh, è comunque susteose così, è un quindi settore vif, disegna, da cultura sì, ho forlana. vini altani, caligaro, dopo parla più in daur, non sai, magari non duchia anche Tony Pagot, il creatore di Calimero o dal Dragut, cioè musica nave Grisò? Grisù, all'ere Furlan. E dopo non vorrei smentire qualche dunque a lavoro. Prima avevi nominato int che a lavoro magari per un fumut più seriale o un fumut proprio più di autore come Paolo Cossi oppure Manuele Fior che è di Udine e ha vinto l'anno passato il premio Angoulême che sarà l'Oscar dal fumut con i suoi libri 5.000 km al secondo. E lui aveva fatto anche in passato un fumus par Furlan. E se disegno, se velante pitta tal tecnic, disegno, dal fumo, si sa che all'engas dei fumo sale una vola particolare, no? In tutte le lingue. Allora, al fumo par Furlan, disegno all'engas che il vento prate, e se caratteristiche sai, magari di onomatopei si sanno che sono Ah per. beh, che è sicuro, cioè tal senso che come disin parli inglese, un bang, crash, eccetera, io ho i miei fumus, o dopo onomatopei, furlanis, che io sento una lingua un tic come l'inglese, un tic più stringate, sclette, piuttosto che l'italiano, che è più disin circonvoluto, no? Allora, anche questi speraulis, bielis, curtis e onomatopeicis, come tipo invece di fa bang, no? Par furlan si fa sclop. Par di pataf invece dal chaff sono un evoro oppure per fare una roba svelte o hai fatto di resinto una scenette zif e zaff par di sì quindi Esa è onomatopeica. un elenco un evore onomatopeiche e tra l'altro è di che io ho fatto il gnognosauro praticamente il nome par Furlan Sì, anche quella non vi favelando. I gnognosaurus, è il fumot che tu disegni di qualche anno e tu hai presentato il resin al Tiers Libri e il quarto, disegno al quarto, è un spin-off, come tu sì hai detto, che è un libro di Pitorano, sì Paperos. disin che ho fatto tre libri, il terzo era dell'anno passato, Gnogno Wood, che è Gnognosaurus a Scuviergine il Cine, e però arrivi a mandare a patras anche queste invenzioni, perché la caratteristica dei Gnognosaurus è di essi Gnognos, quindi Dordei. E quindi disin qualsiasi robe l'ora combining di ogni insomma e l'anno passato hai fatto il Tierce Libri Gnonio che stan ho fatto l'albo sì, di Pittura. Piturà sempre ispirata alla stessa storia infatti disin che è richiappata in court però con queste storie disin in fruzza poi di metti dal lore quindi colora i personaggi. Ti dicevi prima che i disegni libri se sono Gesù nome par Furlan, cioè perché io mi faccio aiutare di una fantate per fare le sceneggiaduris che si chiama Elisabetta Pittana e non li fasin tutti direttamente par Furlan. Quanto io ho fatto, siccome prima si fevelava dall'engaccio, dai fumut, Sì. de leng e tal fumut, anche io ho fatto qualche traduzione par talian, ti risulta un evore più fredde disegni, personaggi sparfullanti più vivs, clets diretti, insomma. Però no, non le vengono fuori da me par Furlan i volumi dei gnognosaurus. Sì, infatti l'anno passato il prim libri il Gnognosaurus è stato voltato par Sartre. Tra l'altro e il primo esempio di opere letterarie voltate direttamente dal Furlan al Sartre, perché il
il traduttore Ivo Murgia, Propit, ha acchiappato il libro di Parfurlan, anche perché io non ho le traduzioni spartaliane Sì. dai Gnognosarso Vares di Wood di Tornafadut, e lui dice, Senza passare per domandatemi a italiano. me, cugliutori dai vocabolari, se dopo perché lui, a lei anche per esempio, aveva voltato, non sai, Gabriel García Márquez dal spagnolo Sartre. al Sartre, quanche tu sas dos lengis, alle facile saver latiarce, no? Che infatti bisognerebbe disi in essere politics, qui chi si ha l'occasione di saper dos lengis, italiano e il furlan pardi, e in che modo di più bande gurizie, e in che tre tu puoi di saper, e che ti jude sicur per imparare con più facilitato un etiarce. E disin Is Nyonyosaurus, come che è il titolo per Sartre, è il primo esempio proprio di traduzione diretta, e quindi sul disin suolo italiano i Nyonyosaurus sono nome per Sartre e per Furlan e non per Talian, e vivono benissimo di stessi. Sarebbe di Trossenso sono esistono gli Agnosaurus. Disin che praticamente hanno debuttato su Alkecce, che è una rivista per frus che viene fuori in supplemento con la Vita Cattolica, che è il settimanale diocesano di Udine, tal 99. Si disin in prince, magari io ai fas 2-3 anni prima, ma proprio Gnognosaurus, Parfurlan, eccetera, sono Jesus in che occasion lì, tal 99. Facciamo Quindi. come in for su che c'è. Sì, anche c'è una rivistuta che ogni tanto viene fuori, ogni tanto no, quando viene fuori è mensile, magari capita che sei di par 6 mesi disegni in un anno, e si spera che anche che sta la fase, e dunque anche disegni su anche c'è, non so il nome io come autore, ma lei è un che prima magari non ti ha nominato, perché sono tanti, Simone Paoloni, che fa le avventure di Sclisignouf, che è un suo personaggio, e Luca Malizan, che è un di che di Fame Comics, che ha fatto anche che i proies che hai fatto prima, e dopo è un'altra fantastica che fa illustrazioni, eccetera, sono più gli autori anche su Alkecce, di Int che fa Sfumut Parfurlan. E i Frost che sono i destinatari, se desi, no? Siamo tre agissi, no? Magari quando tu vas a fare le presentazioni degli Agnosaurus, se va senza su qualche scuola, non so se sta. Sì, beh, ho disare sbenon, anche se sì, qualche frutto purtroppo non fevele più il Furlan, però i personaggi, i plasing, eccetera, infatti anche disegni i miei colleghi, amici, che magari sono anche a Milano, no, si lamentano che sono nome per Furlan, perché i frusi, i plasing, i propri personaggi, infatti, mi visi che un mio amico, il fi picciul di un mio amico, vabbè, italiano, lui gli aveva dato il permesso di portare nome un libro in ferris, e lui era sì il giunto il libro dai gnognosaurus, anche se era per Furlan. E sì, ti dicevi, alle presentazioni sale un grande entusiasmo, magari prime une diffidenze, perché magari non conosci il personaggio, eccetera, però dopo. Anche alla presentazione che ho fatto domenica ai 25 a Udin, erano i frus, e insomma è stata una bella risposta e entusiasmo, insomma. Ma tu as presentassi gli Agnosaurus senza fuori dal Friuli, a parte in Sardegna, no? Tu as fatto anche a Milano? Sì, beh, O... a Milano hai amici che hanno un un'enoteche che fa mostris, e savint che o facevi che i personaggi ska, ho fatto un par di mostris lì di lor che hanno avuto successo, infatti dopo dalla prima mi continuavi a domandare di fa la seconda, e sì, hanno avuto buon accetta, nel senso che quasi quasi in Friul magari tu chiatis che il boh, ti critiche o non sai se è all'ARC, DD, eccetera, a Milano nessun problema proprio, anche lì
Sono stata accettata con tranquillità, come una curiosità. Dopo i personaggi erano in BA e insomma ha comprato spillutti su qualcheduna che è i libri. Quindi sì, disegna, anzi, for the free all, tu as bon accett, no? Per tanto alc par furlan, che qui magari varesia det, no? Magari furlan Sì, sa seri, pensi in di dicin che essere magari ha la sia pluipore il Furlan dal Furlan che insomma che i di Fur, sì. Disegna, tecnicamente si molti io realizzo, sono Beh, io ho disegni con matite Panarei, dopo fasli scansions e ho dopo il computer per colorayu e per fare lettering, che sarebbe le disegni, gli scritti, che una volta si facevano a mano con grande fadie, e invece come ora sono dei fonts che simulano la scrittura a mano, e quindi tu sei su un errore più svelta a farlo, anche se sempre sì, fumuta, è un bel lavoro, anche mo in grande parte artigianale. artigianale. E si mette se tu arrivi a disegnare, a creare il dinosauro, no? Come pupo, disegna. Ah, beh, un tic, forse di Odyssey, perché per selezione naturale, per una volta investiti in dinosauri, sono i dinosauri sono sopravvissuti, nel senso che io ho fatto tanti personaggi, anche per Furlan, altri. Forse è disin che i cao, e vi ho detto che erano che plui, che avevano più successo, e che o potevi giocare miglior con loro, perché disin o hai fatto dei personaggi con un loro carattere, no? E tutto vi ho detto che un personaggio ha funzione quando tu hai il nome di inventare una situazione e la roba e va in davanti di Bessole. Quando io ho attaccato di Bessola, fa sceneggiature, eccetera, quando io ho coinvolto la prima volta la Elisabetta Pittana che domanda ti fa, ovviamente gli hai mandato le caratteristiche dei personaggi, mi ha fatto un dei più bei complimenti che hai mai avuto, che mi ha detto, tu hai creato proprio un bel mondo, no? Cioè, tal senso che io come sceneggiatura ho potuto lavorare bene, tra l'altro io un lavoro breve e ha anche approfondito qualche personaggio, eccetera, però, come no, quindi decidi nome, i dinosaurs, inventing il cine, e li battuti se avvengono in furne, Di quasi Bessolis. di Besold, e lì alle disin qualche un personaggio al funzione, quindi disin che o hai mollati mille altri personaggi o se hai mantenuto che proprio per Concentrarsi. selezione naturale. Nome un personaggio alle resta secondo me che aveva un grum di successo, Capitan Chiarnie. Che magari tu conosci se qualche Bon, e beh, quel e che Cuieria, è Cuisa. Capitan Chiarnia che appunto lui sta in Chiarnia e lui ha risolto i problemi dai Chiarniel, è tipo un Superman, no? Però Chiarniel e disin che lui ha l'acquisto di superpoderes mangiant frico. Invece se magari tu lo metti sdoglie a una radio che fa musiche americane, robe così, eccetera, lui si indebolisce. La criptonite di Esatto. Capitan Chiarnia. E nome che capitani passato al tempo, io ho scoperto anche una mie caratteristiche, che Capitan Chiarnia all'era un fumut. Allora, gli ognosaurus sono strichis. Sono stricutis, quindi che ognuno si conclude con tune battute. E dopo sono le Hadis e a fasi in su una storia. Invece tu un fumut tu ti porta proprio la storia in avanti per tanti Pagines. spagini. E io ho scoperto che mi stufi un'evora a fare una roba così. Invece Stricca. la striche ogni volta disegna una mini storia che ti finisce. Allora mi passa di più i disegni. E quindi quel che mi ha frenato anche a tornare a fare Capitan Chiarnia, anche se maldomandi, alla faccia che sì, col fumo mi fa più fatica. Io vorrei sentire già la prossima storia che appunto, come lui, è in prigione,
tal carcer di Tumiech, no? Che infatti ha indebolito, perché qui autoparlanti gli fa sentire solo musica italiana, la radio solo musica italiana, oppure radio DJ musiche americane o robe così, e così lui alla incelle. Però arrive te storie che non hai fatto, però che hai già il suo dietro, eccetera, arriva a schiampà, perché praticamente i metti invece di un elime te torte, i metti il frico te torte, quindi lui ai mangi e arriva a vigni furde presum. Però magari vai di ciri qualchidun, qualche fumettis che ha la più passione dal genere fumut, magari si Sì. mette d'accordo per Ma lì fare la tu storia inventi che le sto disegna lui. le stories di Capitan Charnia, tu ne inventi sto Sì, dicin che un può essere anche disegnare il personaggio di un altro e fa la sceneggiatura di un altro, quindi se un vesgur di pittura Capitan Charnia, che mi contatti e si metti d'accordo, fasi la prossima storia, il successo l'è assicurato, secondo me. Vedevi che tu hai la maia con Linus, no? Ah sì, ho chiattato il barcasche smaion Beh, a te e quei famosi ti piacciono. Quai a tu let vares di di fa Flui, un sai? elenco masse grande, perché ogni fumettista l'è anche appassionato di fumus, e quindi qualche volta mi dicono: ah, che il disegno alle Taitie, tipo a tutti a riferimento a qualche dubbio, mi dice un'altra roba. In generale mi dicono che i Gnonosaurus non sa main, cioè hanno qualche influenza, però non sa main a nessun altro, che è anche un gran Complimenti. complimento del tuo tratto, sì, tipo da res nomina Moebius, Mattioli, magari che e anche Linus Schulz, insomma, qualche volta ho visto che ho fatto, non sai, tipo l'Istelutis, quando uno si fa male, secondo me, tipo che al faceva Schulz con Un snoppe. Snoopy. E a Trisov, magari investite il desert, perché i Gnonosaurus si muovono sempre in questo desert Jurassic, magari Fons sono chiappas di Moebius, che è un attore francese che ha fatto un film molto famoso, che era il Sergent Gruber, che si muoveva in questo deserto, e lui proprio tal faceva, dava l'idea di deserto proprio con tunnelini, però ti sembrava veramente un deserto infinito. Quindi anche l'autore, traviars la sintesi, ti arriva a di tutto, Però hai magari. veduto dai gnognosaurus ogni tanto lancia qualche salam, qualche bottiglia. Sì, dopo Isa disin per sé che che sono ecco di dinosaurus for lungs o Isa Iacovetti dentro ecco di che... che lì magari sono plui riferimenti volontari, che sono l'omaggio al grande autore, insomma. Allora, quando tu hai di empla un spazio, magari tu fai il salam, anche se non c'entra, no? Proprio come cal fase lui, come omaggio a un Sì, gran maestri, che infatti anche Iacovitti, secondo me, non l'è celebrato, ma come tutti i fumettisti in Italia, che appunto non è come in Francia, che un fumettista è un autore considerato grande, di plante fuori, danno la legione d'onore ai grandi fumettisti. Infatti anche Moebius, che hai nominato prima, che è il pseudonimo di Jean Giraud, le ha ricevute, insomma, in Italia. Jacobitti, la int, lo cognos, lo prese, eccetera, l'istituzione culturale, eccetera, a considering il fumuto una roba di serie B, a dispiede del gran successo. Dal No, nome consum, successo. anzi. Sì, non nome consumo, non è successo, ma proprio dall'influenza culturale che ha avuto le popolazioni, insomma, italiane. Beh, no, un po'. Allora, può iniziare così, no? Sui fumos furlans, par Sei furlan, tutti e contenti? O no. speri di vetti Tu contata tornerai, che no? Quando tu facciamo qualche altro volume. volentieri, grazie. Bon, beh no, allora grazie insomma, da Andrea Venier.
Grazie per essere stato con noi a Telemare. Un saluto in così, mandi a doccia. Mandi, grazie. Thank you.